Avvio della sperimentazione sullo smart working in ACI. Come nasce il progetto? L'ACI, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, numero 124, promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ha dato avvio nel corso del 2018 allo Smart Working, o lavoro agile. In che cosa consiste il progetto? Lo smart working è un nuovo approccio manageriale fondato sull'attribuzione dipendenti di una maggiore autonomia di scelta delle modalità di lavoro, in termini di spazi e orari, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Le attività da svolgere in modalità smart working presuppongono un discreto grado di autonomia operativa, con assegnazione di obiettivi, e che comunque non necessitano di frequenti relazioni con i colleghi della stessa o di altre strutture organizzative, fatto salvo il ricorso ad ogni supporto informatico disponibile. L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro non comportino lo spostamento di materiale cartaceo, come atti e documenti, del quale sia vietata la dislocazione al di fuori delle strutture dell'ente. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati. L'applicazione a regime dello Smart Working è stata preceduta da una fase sperimentale di sei mesi, a partire dal 1 luglio 2018, ed ha visto l'erogazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti partecipanti e riguardanti i seguenti temi. Sensibilizzazione del personale verso le nuove modalità organizzative addestramento all'utilizzo della piattaforma G Suite in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Chi sono gli stakeholder del progetto? La fase sperimentale ha coinvolto, su base volontaria, il personale di due direzioni centrali: la Direzione Risorse di Umane e Affari Generali e la Direzione di Sistemi Informativi e Innovazione nella misura di almeno il 10% della forza in ruolo a tali direzioni. Quale valore sociale ha generato il progetto? La flessibilità degli orari e degli spazi consente ai lavoratori e alle lavoratrici una maggiore libertà nel conciliare i propri tempi di lavoro con i carichi di cura genitoriali e le attività domestiche e personali. Inoltre, un miglior bilanciamento: tra vita professionale e vita privata, può essere utile anche per l'acquisizione di alcune competenze trasversali, ritenute fondamentali per essere competitivi nel mercato del lavoro. Quali risultati ha generato il progetto? Far conoscere e sensibilizzare il personale della sede centrale ad un nuovo modo di lavorare che la tecnologia ci consente oggi di sperimentare i NACI. Quali sono gli obiettivi di miglioramento del progetto? In linea con il Piano della Performance dell'Ente 2019-2021, si intende estendere la fase di sperimentazione dello Smart Working nel rispetto degli articoli 18 e seguenti della legge 81-2017, coinvolgendo nel corso del 2019 il personale delle aree di tutte le direzioni centrali.